Buongiorno ragazzi, e oggi è venerdì 21 agosto e questo sarà un vlog che farà parte della serie dei video che ho intitolato Vita dopo la laurea. Perché? Perché voglio farvi vedere un po' la giornata tipo, tra virgolette, di una neolaureata, anche se vabbè, comunque ognuno poi ha la sua giornata in realtà. Però mi serve per farvi vedere in che modo applico i consigli che vi ho lasciato nell'ultimo video per la ricerca attiva del lavoro. E quindi sfrutto la giornata di oggi, che passerò prevalentemente a casa, ma poi vabbè, dovrò anche uscire per fare alcune commissioni, per appunto farvi vedere una giornata tipo. Quindi una giornata tranquilla, normale, dove appunto non farò niente di eclatante, ecco, per capirci. Allora, ho già fatto colazione perché sono sveglia già da qualche ora in realtà, e anche la skincare mattutina. Adesso inizierò a editare il video che ho girato ieri in un momento di caldo assurdo, infatti spero sia venuto bene e spero non si percepisca il fatto che fossi innervosita dal caldo veramente che c'era ieri. Allora, vi ho appoggiato qui anche un po' in bilico, quindi devo stare attenta, per dirvi che ho finito di editare il video e ormai è mezzogiorno passate, quindi adesso sto uscendo, così vado a comprare l'acqua all'Esselunga perché è finita. Prenderò anche qualcosina per oggi, anche se la spesa grossa in realtà la farò domenica. Bene ragazzi, allora sono praticamente le 2. Io ho già pranzato, ho preso il caffè, adesso devo lavare i piatti. E dopodiché vi farò vedere effettivamente, e anche finalmente, perché stamani l'editing del video mi ha preso veramente più tempo del previsto, non pensavo, però sono molto soddisfatta di come è venuto. E appunto vi faccio vedere qual è il motore principale di ricerca che sfrutto per appunto cercare varie proposte di lavoro, per candidarmi e per scoprire anche e trovare i contatti delle aziende, eccetera. Anche se penso che più o meno vi possiate immaginare quale possa essere questo motore di ricerca, però comunque voglio lasciarvi dei piccoli consigli. Non ho trovato appunto nessun tipo di contenuto che potesse aiutarmi in questo, e quindi magari vi lascio qualche consiglio che, visto che a me è tornato utile scoprendolo, può magari esserlo anche per voi. Eccoci qua ragazzi, con un po' di ritardo tra l'altro perché ho avuto un po' di cose da fare nel mezzo, qualche chiamata. Adesso voi vedete un po' la mia faccia e un po' invece la schermata del computer, perché così riesco a farvi capire meglio, appunto riprendendo anche il computer. Il mezzo che utilizzo per effettuare le mie ricerche per quanto riguarda annunci di posizioni aperte, aziende, farmacie, chi ne ha più ne metta, è LinkedIn. Mi è capitato a volte anche di sfruttare la ricerca tramite Google, soprattutto per gli impieghi in farmacia, ma al 99% dei casi utilizzo LinkedIn. Trovo che sia il metodo più veloce, efficace e che ci sia appunto per, diciamo, l'ambito in cui cerco io. Non so se questo può essere valido per più ambiti, ecco, quindi parlo sempre riferito alla mia esperienza. Trovo che LinkedIn sia molto valido nella ricerca del lavoro, perché il nostro profilo, il profilo personale, può essere personalizzato e targettizzato in base ai nostri interessi. Questo aiuta nella ricerca stessa, perché LinkedIn stesso ci indirizzerà verso quella tipologia di annuncio lavorativo. Quindi se io vado sul mio profilo, che è questo, allora, c'è questa opzione
all'inizio del nostro profilo, che si può appunto personalizzare e modificare. Infatti c'è scritto proprio modifica e preferenze lavorative. Io qui ovviamente quello ho inserito quello che mi interessa, ho anche messo la mia disponibilità immediata per iniziare, il tipo di contratto e basta. E poi appunto ho salvato. In questo modo mi arrivano direttamente le notifiche qui su, a livello della campanellina, quando rispetto agli ambiti che io ho inserito c'è una nuova offerta lavorativa, viene caricato appunto una nuova offerta lavorativa. E poi se io vado nella sezione lavoro, ovvero qui in alto dove c'è la valigetta, vado a trovare, come dice proprio qui in base al mio profilo, tutte le offerte appunto disponibili. Qui si restringe anche il campo. Su LinkedIn ci sono due modalità di candidatura che credo siano, diciamo, dipese da come il datore di lavoro decide di accettare le candidature. Per esempio abbiamo la candidatura semplice che viene eseguita attraverso LinkedIn, quindi candidandomi semplicemente attraverso questa candidatura io posso inserire la mia email, numero di telefono e appunto caricare il curriculum. La candidatura semplice non è in realtà quella più gettonata, diciamo, è la candidatura normale che viene fatta rimandando appunto il candidato al sito della realtà lavorativa che ha creato quell'offerta di lavoro. Quello che avviene molto spesso appunto è questo, cioè di essere rimandati al sito del datore di lavoro, in questo caso dell'azienda farmaceutica, e quando avviene questo, nel 99% dei casi si può scegliere in che modo presentare la candidatura, e in questo caso io consiglio di presentare, diciamo, la candidatura tramite il link, tramite il loro sito, tramite il loro portale, quindi né tramite LinkedIn e nemmeno in questo caso tramite SIC, tra l'altro SIC non lo conosco. Perché la candidatura tramite LinkedIn non credo nemmeno sia possibile condividere il curriculum, e quindi tramite la candidatura attraverso il portale dell'azienda al 99% dei casi dobbiamo essere registrati. Qui mi voglio riallacciare per riuscire ad utilizzare al meglio delle sue potenzialità LinkedIn ad uno dei consigli che vi avevo lasciati nel video precedente, perché secondo me l'anticipare, diciamo, questo processo di ricerca e di candidatura aiuta anche a prendere mano con questo sito, perché appunto, come dicevo prima, LinkedIn è molto semplice da usare, è abbastanza immediato, ma ovviamente all'inizio non si sa sfruttare al massimo delle sue potenzialità, perché ovviamente non l'abbiamo mai usato prima. A parte questo, quello che, diciamo, consiglio io è quello di prendere spunto da altri profili, per esempio di ex colleghi universitari, perché ovviamente magari a noi può esserci sfuggito un punto che non ritenevamo molto importante, mentre ad altre persone non gli è sfuggito. Per esempio io da poco ho aggiunto come documento in primo piano il curriculum. Secondo me è importante seguire le realtà lavorative a cui siamo interessati, sia per tenerci aggiornati su quello che sui progressi che raggiungono, ma anche perché questo può far entrare il nostro profilo all'interno di una rete e quindi poi far apparire il nostro profilo direttamente alle aziende e alle realtà lavorative stesse. Bene ragazzi, io per oggi ho concluso, diciamo, il momento dedicato ad inviare appunto il curriculum alle varie offerte di lavoro che ho trovato su LinkedIn e quindi appunto a candidarmi. Come avete visto, non impiego tutta la giornata nel fare questo tipo di lavoro. Occupare tutta la mattina nel fare questo tipo di ricerca secondo me è controproducente, perché in qualche modo ci demoralizza, diventa un'ossessione continua, quindi appunto secondo me il modo migliore per vivere nella maniera più serena possibile la ricerca del lavoro è ritagliarsi appunto quell'ora nell'arco della giornata o anche a giorni alterni, dipende, in cui appunto farlo, e durante il resto della giornata, come avete visto, fare altro. Direi che io vi saluto qui, spero tanto che questo video un pochino più leggero rispetto al primo, perché fatto un po' in stile vlog vi sia comunque stato utile.
spero di aver detto tutto quello che volevo dire. In caso, se avete qualche dubbio, lasciatemelo qui sotto nei commenti e io, come sempre, sarò felice di rispondere. E di nuovo, se avete altri consigli sull'ottimizzazione del profilo LinkedIn e in generale come motore di ricerca per ricercare appunto offerte lavorative e quindi candidarsi, scrivetele, lasciatele sia a me sia a chi è di passaggio. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. Io come sempre vi saluto e vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!